Mamma mia, raga, mamma mia, manca poco perché la Siria è un passo al mondiale, è un passo al mondiale, sarebbe una cosa storica, clamorosa, una cosa clamorosa, una clamorosa. E penso che quei siriani, no? Che io rispetto un sacco, adesso vi anche dirò perché rispetto tanto. Perché rispetto tanto queste nazioni, no? Se la Siria oggi va ai mondiali, io penso che quella iniziano Allah tutto il giorno, ma proprio. La divisa è loro, la divisa del Siria, rossa e bianca, guarda, siamo tutti pronti, guarda, pronti. Io col cuore, anche se non ci sarò a casa, spero tantissimo che la Siria ce la fa. È una mission impossible, perché ecco qui la tabella, una giornata alla fine. C'è Siria contro Iran, quindi Siria deve battere l'Iran che non ha perso una partita, e quindi sarebbe una cosa, fosse una cosa clamorosa, no? Quindi i miracoli, i miracoli. E poi c'è grande partita Uzbekistan e Corea del Sud, anche quella gran partita. Anche l'Uzbekistan ha l'occasione della vita, quindi se la Siria dovesse qualificarsi, l'Uzbekistan deve vincere. E la Siria deve vincere, ecco, questa sarebbe una cosa clamorosa. Però devo dire che io sono fiero, orgoglioso veramente di vedere gente come la Siria che va in campo al di là della guerra nello Stato. Sappiamo che succede, a me dispiace, non è che sono fiero di queste, al di là quanto mi stanno simpatica quella gente, al di là quanto vorrei aiutare quella gente. E tante robe che ancora dovrei anche dirvelo, ma quello ci sarà un altro video di dove parlare di questo. Però è così, la Siria con orgoglio è andata a giocare in casa ma in trasferta in Cina, perché non ha lo stadio per via della guerra, combattono, c'hanno l'orgoglio, l'orgoglio ragazzi, l'orgoglio è una roba incredibile. Cioè, e se va al mondiale se lo merita, ma col cuore, ma anche se non vai, ma anche se non vai. Anche se non vai, l'hai dimostrato. E la Siria sta onorando la loro nazione, quella buona, perché ne c'è ancora. E sta onorando, e se vai mondiale, io me lo merito. Io veramente non so che fare, non lo so, perché sei molto, molto, molto contento. Stanno onorando la maglia, stanno sudando, e sono contentissimo, non, voi non avete idea come. Però questo spiegherà un altro video, cosa ne pensano stati i musulmani, certi. E la mia filosofia di come la vedo e cosa farei io, come cambierei, come aiuterei a sta gente, e perché è così, e perché è così, e perché è così. E niente, oggi forza Siria ragazzi, altrimenti se la Siria non ce la fa, io spero in Uzbekistan, che è anche una gran squadra, se lo merita, ormai già da anni, solo che fanno troppo cazzo. Vincono, perdono, 4 vittorie, 4 sconfitte, l'Uzbekistan è una gran squadra. E voglio che dimostra all'Europa che o se lo merita oggi di andare al mondiale. Che non vediamo sempre il Giappone, la Corea, la Cina, con tutto rispetto, veramente con tutto rispetto, l'Australia, ma che vediamo anche, che vediamo qualche squadra araba. L'Iran c'è già, quindi complimenti, l'Iran è uno stato a posto. Io penso che l'Iran ha un bel futuro, 0 sconfitte in 20 partite, non lo so, è la migliore squadra in Europa adesso. L'Iran è pericoloso e niente. Niente, guarda come vada, buona fortuna a tutte e quattro le squadre oggi, e noi ci vediamo alla prossima.